Iniziamo la conferenza con Assogna Sky Sport. Quindi il secondo tempo con il Verona ha confermato, chi conosce la Roma, la storia recente lo sa, che questo gruppo soffre un po' le partite molto fisiche, i duelli uomo-uomo tutto campo, le squadre calzano il pressing e lo portano con intensità. Le volevo chiedere se questa analisi lei me la conferma, come si può risolvere con una l'arrivo di una personalità importante al centrocampo, un regista che abbia i tempi di regia, abbia qualità, oppure con delle nuove sicurezze che la squadra può raggiungere? Il mercato è chiuso, voi volete già mettermi in situazione di parlare di mercato? No, non lo faccio. No, parlo di mercato, non lo faccio. Analizzando la questione, ovviamente che analizzo la questione, però non posso compartire con voi tutto quello che analizzo io. Io capisco la tua domanda, però non ti rispondo. Neanche sulla prima parte della tua domanda, che la squadra soffre in questa condizione o soffre in altre condizioni. Io non vado ad entrare in questa dinamica. Dello stesso modo che quando abbiamo vinto 3 partite di fila di campionato più altre 3 di Europa, non sono entrato in questa dinamica di, come si dice, euforia, no? Di euforia. No, entro adesso in una dinamica di problemi grossi. No, abbiamo perso una partita, non abbiamo giocato bene e per me, con voi, non ho niente più da dire. Ai miei giocatori ovviamente sì, ovviamente abbiamo analizzato la partita ai dettagli, però anche quella partita lì l'abbiamo analizzata guardando al futuro e non a quella partita lì, perché quella partita lì non la possiamo vincere. Abbiamo già perso i 3 punti e quelli 3 punti non possiamo recuperare. Repice. Buongiorno mister, ben trovato. No, quello che volevo chiederti è un allenatore, un grande allenatore, uno che ha allenato dappertutto, che ha vinto tutto. Dopo un passo falso così, ha bisogno della controprova dell'altra partita, cioè della partita che sta per venire, o già durante la settimana, durante l'allenamento, ha capito si tratti di un problema vero o semplicemente di una giornata storta? Cioè tu hai bisogno di vedere la partita di domani o hai già capito quello che è successo da quando, come si sono allenati, da come ci hai parlato, da come l'hai visti? Non ho capito molto bene la tua domanda, per essere vero. Puoi ripetere perché non... Sì, no, ti chiedevo, succede una sconfitta che magari in pochi si aspettano, no? Perché pochi si aspettano? No, perché una squadra... Perché abbiamo vinto 3 prima. Perché più... Perché qui è troppo facile entrare in questa dinamica della euforia, si dice, e della depressione. Io non entro in questo. No. Voi mi avete visto celebrare come un pazzo una vittoria speciale, in un momento speciale, in un minuto speciale, in una partita speciale per me, per tutto quello che significava per me, però solo mi avete visto euforico un minuto in 2 mesi, solo una volta. Mi avete sempre visto tranquillo, equilibrato, non euforico, non a dire che una squadra che ha finito 7º, 29 punti dietro l'Inter, che gioca per vincere Scudetto, non avete mai visto in questa dinamica. E adesso non mi vedrai nella dinamica opposta perché abbiamo perso una partita. Magari io sono troppo onesto e non devo essere troppo onesto. E dopo quella partita lì doveva dire l'arbitro non doveva dare cartellino giallo a Veretout, e Veretout è rimasto limitato, la pioggia, il campo. Io magari sono troppo onesto quando ho detto non abbiamo giocato bene, abbiamo commesso degli errori, abbiamo perso la partita, magari un pareggino andava anche bene, però abbiamo perso
siamo triste, però siamo ancora equilibrati. E voi non è con un risultato o un altro risultato che mi mette di là o di qua. Io sono equilibrato, io so perfettamente perché sono venuto qui. E una delle ragioni perché io penso che sono venuto qui è esattamente per il mio livello di esperienza e di maturità e di equilibrio per non lasciare questa gente andare in euforia per vincere 3 partite, non 30, parole mie parole, 3, non 30, e non lasciare questa gente andare in depressione perché abbiamo perso una partita o 2 o 3. Abbiamo tanto da fare, abbiamo tanto da fare. Sai, voi cercate, quando dico voi, magari non tu, quando dico voi, dico di un modo generale, cercate di mettere noi nello stesso gruppo di squadre che hanno finito negli ultimi 2 anni con 20 punti di più, con 15 di più, con 25 di più. Lasciare noi tranquilli nel buono e nel negativo. Nel buono non dire che siamo candidato a niente, perché non siamo candidato a niente. Anche parole mie, siamo solo candidati a vincere la prossima partita. Solo questo. Abbiamo perso. Voi volete analizzare com'è la partita di Verona? Non posso. Non posso. Lunedì, giorno libero, no per me e no per il mio staff. Alle 10 del mattino eravamo qui. Lavoriamo tutto il giorno. Analizzare, preparare. Il giorno dopo arrivano i giocatori. Analizzare, riunione individuale, riunione collettiva. Lavorare. Lavorare. E adesso candidati a vincere una partita molto difficile contro Udinese. Però siamo candidati a vincere questa partita. Noi loro. Noi loro, però noi vogliamo vincere questa partita. Equilibrata, tranquillo, io tranquillo, meno felice, normale, è la natura, quando tu perdi. Però anche in questo abbiamo parlato, trasformare tristezza in motivazione, non trasformare tristezza in depressione. Se noi abbiamo un problema grosso per perdere una partita, immagina le altre squadre che hanno perso 2 e 3 e hanno pareggiato altre 3. Noi tranquillo, noi facciamo la nostra strada, che è una strada di tranquillità, e è una squadra di ambizione, però ambizione con base in tranquillità. E è così, tranquilli, noi tranquilli. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. No, non ho bisogno. Le faccio una domanda molto più basilare, molto più semplice: che insidie si aspetta dalla partita di domani e quali sono le difficoltà di andare a affrontare un Udinese che comunque viene anche lei da uno schiaffo abbastanza pesante? Guarda, un schiaffo nel risultato, secondo me, però non nel gioco. Hanno giocato contro una squadra bravissima, però gol di palle native. Il primo gol, anche un gol un po' strano, però l'organizzazione di gioco, quello che loro hanno fatto della partita contro la Juve fino alla ultima contro il Napoli, una squadra solida, chissà come gioca, chissà come difendere, chissà come fare danno all'avversario. Per me è una squadra difficile. Se loro giocano di nuovo con 5, è un 5 diverso, per esempio, del 5 del Verona, è un modo diverso di giocare, però hanno stabilità in loro gioco. Una squadra fisica, una squadra che ha questa fisicità, però allo stesso tempo ha gente di gran qualità, di gran creatività. Secondo me è una squadra di livello e ovviamente sarà una partita difficile per noi. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Sì, buongiorno. Ciao. Ho seguito il lavoro che avete fatto con la squadra, lei e il suo staff già dal Portogallo, tutto il precampionato e anche prima. E mi aveva colpito sin dall'inizio l'equilibrio nuovo che aveva dato alla squadra in fase difensiva rispetto al passato. Ecco, poi vedo nelle partite, per esempio questa
contro il Verona, dove sono stati presi 3 gol in 14 minuti, ma secondo me anche nella partita contro il Sassuolo, dove è stato bravissimo Rui Patricio a non far dare troppa importanza al fatto che anche il Sassuolo è arrivato 7 volte col giocatore davanti al portiere. Ecco, quell'equilibrio sul quale lei ha puntato dall'inizio nell'impostare il lavoro con la Roma, si è un po' smarrito oppure deve continuare a lavorarci di più per dare a questa squadra una solidità difensiva che sembra non avere ancora? Io se dobbiamo lavorare di più, se non dobbiamo lavorare di più, invece di 3 anni di contratti, i Friedkin mi davano 3 mesi di contratti, e in 3 mesi io soluzionavo tutti i problemi. Quando dico io, non è io, è noi, io con i giocatori, gli staff e tutti noi. Per qualche ragione sono 3 anni e non 3 mesi. In 3 mesi è molto molto difficile. Tu puoi in 3 mesi sviluppare una squadra che è già squadra. Una squadra che è già squadra, in 3 mesi tu puoi sviluppare veramente. Tu puoi dare qualcosa di personale a questa squadra che è già una squadra. Quando una squadra non è una squadra, non è in 3 mesi che tu sviluppa questa squadra. E se le occasioni contro il Sassuolo sono conseguenza anche di ambizione nostra, non è un problema per me. Non è un problema per me. Io si perco una partita per troppa ambizione, ho troppa voglia di vincere. Anche il cambio che ho fatto in un momento in cui la partita era perfettamente già, come si dice, separata, broken, rotta, è un cambio che rompe ancora di più. Perché quando Pellegrini, stanco, gioca in centrocampo, unico, con Cristante, io sapevo quello che faceva, io sapevo perfettamente o vince o perde. Magari poteva finire 1-1, quasi finiva 1-1. Però questo per me non è un problema. Non è un problema. Un problema è 3 gol e una partita è troppo. Tu vai fuori casa, segno 2, deve vincere. Deve vincere, neanche pareggiare. E in quella partita lì, sì, in quella partita lì, dal punto di vista difensivo, abbiamo avuto dei problemi, però abbiamo avuto anche offensivi. Noi abbiamo giocato bene, noi abbiamo giocato bene. Non vado con voi adesso item per item, difensivo, offensivo, perché magari Gotti è interessato in sapere i dettagli di questi, è normale. Però io posso dire che questa partita lì abbiamo giocato male. Abbiamo giocato male. Poteva pareggio, sì, Faraone ha fatto il gol della vita in un momento che la partita poteva tornare, sì, però io non ho voluto cercare nessun tipo di alibi, arbitro bravo, campo bravo, Pioggia bene per giocare, non sto in questa dimensione di cercare alibi, abbiamo perso, domani c'è un'altra per giocare. Valdiserri, il Corriere della Sera. Buongiorno, ciao. Volevo sapere come sta Vigna, se sarà a disposizione e se... Vigna domani no? Ok. Domani no. E se in questo caso, visto che sono state concesse forse troppe palle gol, l'idea di Calafiore è sempre valida oppure se si può anche avere un'idea diversa, come ha parlato di terzino più... di stabilità. Calafiore è valido, però valido con 19 anni e con pochissime partite di Serie A, valido per noi. Se tu fai la stessa domanda a 3, 4, 5 squadre che sono le squadre, diciamo, più forti di Serie A, magari il loro allenatore ti direbbe non è valido, perché hanno 2 giocatori per ogni posizione, 2 giocatori esperti, 2 giocatori di esperienza. Magari la risposta sarebbe no. Però per noi
Sì, per noi è valido. E secondo me ha fatto una partita timida, per una partita equilibrata. E quando parliamo di... abbiamo avuto problemi difensivi di un modo generale, che è vero, io posso anche dire che aspetto sempre dei miei terzini un po' di più, un po' di più, un po' più di fiducia per giocare. E ovviamente andiamo in questa direzione, è un ragazzo con 19 anni, con qualità, senza grande esperienza, bisogna tempo per diventare un giocatore con più maturità. Fasan, il romanista. Gianno mister, vuoi sapere come stanno i centrali, i due mediani, Cristante e Veretout, se continuerà a gestirli magari con la storia dei cinque cambi, che è una soluzione che potrebbe diventare fissa viste le tante partite ravvicinate. Grazie. Ci sono delle squadre che hanno la possibilità di pensare così. Per noi è più difficile. Per noi è più difficile. In qualche posizione è più facile, perché ci sono diversi giocatori, secondo me, allo stesso livello. Quando dico livello, non dico livello di qualità, dico livello di un modo generale. Qualità, esperienza, intensità, ritmo, tutto questo. Ci sono altre posizioni dove è un po' più difficile per noi di fare questo. Di solito non dico chi gioca e chi non gioca, per fare la tua domanda, avere una risposta un po' più concreta. Domani gioca Cristante, domani gioca Veretout. Facciamo l'ultima, il tempo Austini. Salve, buongiorno mister. Ciao, salve. Per la sua esperienza, questo discorso dell'euforia, depressione, questo rischio, no, che c'è, riguarda anche i giocatori, a maggior ragione nell'epoca in cui ci sono i social. No, io solo posso controllare i giocatori, non posso controllare nessuno in più, non posso controllare voi che siete, penso io, giornalisti più vicino alla Roma, no, di solito, o come minimo alla città di Roma. Sì. Non posso controllare i tifosi, non posso controllare niente, solo posso cercare di influenzare quelli che sono vicino a me e che ovviamente sono i giocatori. Mi è piaciuto il vestuario dopo le vittorie, mi è piaciuto. Una volta in più abbiamo celebrato quel minuto ultimo contro Sassuolo, perché una cosa incontrollabile, diciamo così, però in tutte le altre vittorie ho visto un spogliatoio molto equilibrato, e dopo la sconfitta ho visto un spogliatoio triste, come mi piace a me, però un triste equilibrato. Siamo tornati, lavoriamo e dobbiamo giocare, e dobbiamo trasformare tristezza in motivazione, però sempre con questo livello di stabilità che è molto molto importante. Io anche prima della sconfitta ho anche utilizzato qualche parola con la nostra cena, e magari anche con voi, non mi ricordo, dove ho detto che una stagione non è un'autopista, non è un'autopista, è una strada con curve, e vai, e tu devi guidare sempre con concentrazione, con visione, con tranquillità. Non è autostrada. Autostrada magari è per una squadra topissima, di quelle squadre che vincono ogni partita, magari Bayern o Paris Saint-Germain, però non è autostrada. Tranquillo, piano piano, Dusman. Grazie a tutti.